Hello everyone. Fai la fumata, proprio mentre saluto. Hello everyone. Fai iniziare. Hello everyone. Oggi sono qui con un'altra intervista super interessante con il mio amico Mark. Hola, o ciao. Io ho deciso di intervistarlo perché l'ho conosciuto così per strada, praticamente a buffo. E però ha un background un sacco interessante e parla moltissime lingue. Tu sei un poliglotta praticamente, però mi dà l'idea che tu sia un poliglotta quasi per caso, quasi non strutturato. E questa cosa sì, mi è molto interessante. Quindi innanzitutto, quante e quali lingue parli? Russo, poi lettone, perché sono di Lettonia. Inglese, francese che ho fatto a scuola. Vabbè, italiano. E poi spagnolo perché siamo qua, nelle Canarie. Eh sì, come hai detto, è un po' a casa. Infatti la mia seconda domanda è: di dove sei? Parlami un po' della mia storia, perché secondo me lui è poliglotta, a parte tre lingue che ti sei studiato, tre perché ti sono capitate. Sì, io sono di Lettonia, perché Lettonia era parte dell'Unione Sovietica. I miei genitori hanno dovuto imparare russo e quindi loro hanno deciso di insegnarmi russo a casa, perché sapevano che a scuola imparerei lettone. Quindi tu hai fatto lettone a scuola ma russo dentro casa? Sì. Quindi la tua madrelingua? Russo. Poi ho avuto un paio di problemi in Lettonia, ci siamo spostati in Inghilterra, a Londra, avevo 11 anni. 11 anni è piccolo, eppure non consideri l'inglese la tua madrelingua? No, ti ho spiegato molte volte. Questo sì, a me sì, ma loro no! È che ho passato le prime grandi esperienze della mia vita, la prima ragazza, il primo alcol, sorry parents, prime feste, tutte quelle esperienze io ho avuto in Lettonia prima di arrivare in Inghilterra, quindi considero Lettonia tipo il mio paese. Vabbè, ora non più, però prima consideravo Lettonia il mio paese sempre quando stavo in Inghilterra. La mia terza domanda è: quando e perché hai iniziato a studiare l'italiano? 2013. Avevo 18 anni, ho iniziato a fare feste tipo nei club. Mi sono conosciuto? Ho conosciuto una ragazza che si chiamava Nikita, un nome strano per le italiane. Comunque era di Parma e non parlava una parola d'inglese. Era appena arrivata a Londra, mi è piaciuto un sacco e gli ho chiesto se voleva tipo vederci per un date. Abbiamo iniziato con Google Translate. Con Google Translate? Sì, proprio. Ma lei come faceva a sopravvivere a Londra? Ma era appena arrivata, cioè. Vabbè, a Londra c'è un sacco di italiani, puoi passare tipo 10 anni a Londra con un italiano senza mai aver parlato una parola d'inglese. Al lavoro tutti italiani, a casa tutti italiani, nella tua zona tutti italiani, amici tutti italiani. Quindi lei ti ha dato la motivazione per imparare l'italiano, ma come, cioè, poi in realtà forse questa qui è la mia quarta domanda: che metodo hai usato, cioè come hai imparato l'italiano? Sì, come ho detto all'inizio era tipo Google Translate, perché vabbè, era un po' strano sedere e mangiare qualcosa senza parlare. Era tipo: tu quanti fratelli hai? E poi vabbè, noi siamo stati insieme solo 3 mesi. Era tipo il mio primo, come si dice, exposure. La prima esposizione alla cultura italiana, più della lingua. E mi è piaciuto un sacco. Io non mi sono mai trovato bene in Inghilterra tipo con gli inglesi. Gli italiani mi hanno piaciuto un sacco. Ma quindi tu non hai mai fatto un corso di italiano? No. Però sì, come ho detto, era il fatto che mi sono trovato molto bene con queste persone, volevo comunicare con loro, capire di che stavano parlando, contribuire ai discorsi, fare le scherze, poi guardare le serie, cucinare. Perché poi tu hai anche avuto dei coinquilini italiani? Sì, ho condiviso un letto con un ragazzo di Roma, ciao Simo. Posso dire una cosa, che lettone e russo, contrary to popular belief, al contrario di quanto si possa pensare, sono lingue totalmente diverse, alfabeto diverso. Ho letto un po' tipo della teoria della linguistica: se una persona impara due lingue diverse diventa molto più facile imparare la terza, poi la quarta. Per me per esempio, io trovo grande facilità con le lingue indoeuropee, ma con il giapponese, che non è indoeuropea, mamma mia, difficile. Sì, però lo parli comunque, vabbè, io non lo non è che sto capendo, però sembra che me lo parli molto bene. Grazie, vabbè, io ci sono anche stata tanto. Questa domanda numero 5 è un po' più astratta. Quando parli una lingua diversa, ti senti anche un po' diverso nella personalità? E se sì, in che modo? Sì, sì, soprattutto in italiano, perché inizio tipo a fare cose con la mia mano. Cioè, hai visto tipo che quando è capitato qualcosa strano, quando mi sono arrabbiato con qualcuno, era già così. Il ritmo di come parlo. Cioè, il mio ex marito mi diceva che lui in italiano si sentiva più sincero. Soprattutto più sincero che in inglese, perché gli inglesi non sono sinceri.
per nulla. Più down to earth. Con i piedi per terra. Con i piedi per terra, meno pretenzioso. Sì, sì, davvero? Sì, 100%. Poi in russo divento tipo... In russo c'è una grande cultura tipo si chiama mat. È tipo parlare con le parole sporche. Proprio una cultura. Dire cioè, le parolacce. Sì, lo devi sapere fare bene. Mat. Quando parlavi con gli altri amici in russo. Sì, esatto. E poi in inglese è molto tecnico. Mm-hmm. Tecnico. Lo trovo come una lingua molto sistematica. Sistematica, sì. Quando uso tipo il telefono o la PC nelle altre lingue sembra like something's wrong. Che solo lo posso immaginare in inglese. Inglese è la lingua perfetta per tecnologia. Perché è sintetica. Sì. La numero 6 è una domanda un po' difficile, forse ci devi pensare. Qual è una caratteristica che l'italiano ha e che le altre lingue secondo te non hanno? Come le penso, Ti racconto una storia. Tipo, stavo in Portogallo e noi c'erano due ragazzi italiani. Avevano una tavola dietro di me. Era facilissimo, cioè ho detto una parola in italiano e già eravamo amici. No, non perché sono italiano, ma perché tipo abbiamo trovato the vibe, like it's very easy to match the vibe. Beh, pensa che noi ci siamo conosciuti perché io stavo per strada intervistando le persone e ho voluto intervistare lui e lui mi ha detto: ma io non sono spagnolo. E io ho detto: ah, ma di dove sei? Italiana? Ah, ma io parlo italiano. Oh, bella, amici! E siamo usciti quella sera. Sì. Non so se è tipo un placebo mio che quando trovo questo persone italiane già tipo penso subito che sono bravi, sempre così. Quando trovo persone italiane mi sento comodo subito. Con i russi è un po' diverso perché devo tipo scoprire se sono stronzi o no. E invece quasi la domanda opposta: qual è una cosa che non ti piace della lingua italiana oppure qualcosa che senti che manca alla lingua italiana? Vabbè, forse non lo so parlare così bene per tipo sapere che manca, però parlando tipo delle cose del lavoro a volte è difficile tipo integrare cose che non sono italiane. Tipo il lessico. E nel lessico italiano del lavoro sempre di più c'è tantissimo inglese. Il meeting, la call, tutti quanti dicono scusami sono in call. Quelle già conosciute, ok, però quando c'è qualcosa nuovo è molto difficile integrarlo nel discorso, tipo... Ho capito, poi in inglese è anche facile formare parole. Sì, esatto, è questo, sì, formare queste cose. Sì, tipo just google it. Mo google va bene, è diventato proprio un verbo, sì. Però lo puoi fare con qualsiasi altra cosa praticamente. Sì. L'italiano ti ha mai aiutato in qualche situazione specifica della vita? Cioè l'italiano per te è utile? Vabbè, sì. A parte le amicizie. Sì, io lavoro nel mondo di musica adesso, faccio il manager per due ragazzi italiani, quindi ovviamente, scusa ragazzi, non parlano inglese molto bene, quindi senza l'italiano non potrei fare questo lavoro. Poi pure quando stavo a Londra e facevo gli eventi, c'erano molte persone italiane con cui dovevo tipo conoscere per entrare in questo mondo. Allora, tra le lingue che parli, hai una lingua preferita? Dipende dalla situazione, tipo per chiacchierare il russo e l'italiano, eppure tipo per scherzare, per le cose tipo creative o inglese, certamente. Nella musica poi l'inglese è proprio perfetto, è così duttile, è così musicale. Sì. Però l'italiano è bellissimo. Sì, però no, la musica, l'inglese. Io direi tipo più tipo per le cose tecniche di nuovo, inglese. Però ho scritto pure un testo in italiano per una canzone. Che figo. Siamo alle ultime due domande. Okay. Sei mai stato in Italia? Se sì, dove? Sì, sono stato in Italia, mi sa 3 volte prima di quando parlavo italiano. A Roma con mia mamma, con la mia mamma, poi sono stato a Firenze perché il mio nonno era nato lì durante la seconda guerra mondiale. Ma davvero? Stava scappando Russia. Sì. Poi sono stato a Rimini, avevo 18 anni. Sì, che ti piaceva ballare? Sì. Non parlavo italiano, ero turista. Ancora non avevi conosciuto Nikita. Poi l'ultima, hai difficoltà nel capire i dialetti italiani? Sì. Come un fan serio di Gomorra. Dai, dici qualcosa perché a me ogni tanto mi parla romano e il napoletano. Mo vediamo. Una famna, un napoletano, creatur. Oh, waio! Ho imparato pure le canzoni napoletane. Con siciliano non ho ancora provato molto. Recentemente ho conosciuto un ragazzo siciliano qua nelle Canarie e forse inizio a chiedere qua alcune cose. È inarrestabile. Di sardo capisco molto poco. Non capisco io niente. Gli altri dialetti no, tipo l'accento del sud lo capisco benissimo. Davvero? Sì. Però non il dialetto, cioè non il dialetto, c'è un accento. Sì, dialetto.
cioè, cosa diversa. Gli accenti, sì, li capisco bene. La romana mi piace un sacco. E infatti io lo uso abbastanza spesso, tipo, che sta a fare? Che sta a fare? Senti, grazie mille, Mark. Io vi lascio tutti i suoi contatti qui in info box, perché come lui ha accennato, lui lavora nella musica, anche lui ha un canale YouTube, quindi se siete curiosi andatevela a spizzare. Sì, già chiedo scusa per la confusione che verrà del mio canale di YouTube, non so bene che sto facendo, però spero di organizzare qualche tema. Neanch'io so che sto facendo. Sì, ti ho chiesto consigli. In realtà ti consiglio, ma tu devi pensarci. Adesso invece ce ne andiamo a cena, che ieri era il suo compleanno, che ha fatto 29 anni. 18 anni. Yeah. Grazie ragazzi di aver guardato, lasciate un commento qui sotto. Ciao raga. Ci vediamo. Ciao.